Amici appassionati di Football Manager, buonasera, siamo qua tornati in questo nuovo fantastico video e purtroppo un po' croce, un po' delizia in questi ultimi episodi perché stiamo vincendo contro le più nobili della classifica, le squadre più forti del campionato, però stiamo andando a perdere punti fondamentali importanti per la costruzione di una classifica che potrebbe andarci a promettere una bella promozione in Serie A. Comunque, detto questo, ragazzi, io come al solito vi ringrazio perché stiamo diventando veramente tanti, quindi mi raccomando una bella iscrizione qualora vi piacessero tutti questi bei episodi, questi contenuti che vedete nel canale, non costa nulla ed è assolutamente gratis, gratis, gratis. Quindi ragazzi, grazie a tutti. Detto questo, siamo di nuovo qua. Il Ravenna è a 31 punti, il Genoa è a 30 e siamo a meno 6 dal primo posto, il Crotone, che non me ne frega una mazza. Per me già arrivare secondi è più che sufficiente, visto che, ricordiamolo sempre, siamo una neopromossa. Oggi, dove andremo oggi? Oggi andremo a giocare contro Cittadella, Frosinone e Spezia, che si trovano rispettivamente l'undicesimo posto, il nono posto e il quarto posto. Quindi capite bene che è una partita molto molto complessa, un episodio complesso più che partita nella sua interezza. Vediamo un attimo che va a fare il Frosinone, va a vincere, perfetto, con gol di Ciano. Quindi quinta, quarta e mo sarà molto difficile. Dobbiamo tentare di essere più continui nel gioco, nei risultati, più tranquilli, perché l'episodio scorso abbiamo visto anche una brutta espulsione, abbiamo visto anche brutti errori da parte del portiere specialmente, che hanno pregiudicato la nostra vittoria, i nostri risultati. Quindi dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione alta per tutti i 90 santissimi minuti. Detto questo, siccome ragazzi cari si ripartirà tra 19 giorni perché c'è la sosta qui in Serie B, io direi che possiamo fermarci e ci vediamo direttamente per le formazioni per la partita contro il Cittadella. E allora, signori miei, siamo pronti per questa partita che a questo punto diventa importantissima contro il Cittadella. Purtroppo perdiamo sia Pugliese che Maldini, entrambi squalificati, Paghera è ancora infortunato. Questo è sempre infortunato, lo paghiamo per infortunarsi praticamente, bravo, bravo Paghera. Il resto è come al solito obbligatorio, la mentalità io la lascio sempre equilibrata fino alla morte, quindi siamo pronti, sì, inizia la partita, non ti preoccupare della forma partita, forma fisica, spegniamo qua la musica FM radio. Roberto Venturato, l'allenatore, vediamo come si vanno a schierare in campo. Mi aspetto che vinciate ragazzi, l'altra volta ha portato bene, nonostante si fossero demotivati, vediamo adesso se porterà la stessa fortuna. Si schierano con un bel 4-3-1-2 con Tavernelli e Aielli davanti, calcio d'inizio. Vi prego ragazzi, anche perché è un bel po' che non si vince, è un bel po' che non riusciamo a fare delle belle prestazioni, soprattutto offensive, quindi eccola, vita, perfetto, meno male. La traversa stavolta ci ha salvato. Piazza potrebbe partire con un contropiede, no, perché decide di far scorrere la palla e perderla in fallo laterale. Il Cittadella ancora in avanti, però attenzione, Gozzi allontana, potremmo partire in contropiede, ma purtroppo non accade. Prola, Branca, il filtrante, e Jungdahl, con calma, ma non fa minchiate Jungdahl, se ce la fai per favore. Bravo, prezioso, mazza. Pecorino, siamo un po' bassi. Piazza ancora. Avanza, avanza, piazza, in mezzo, c'è però Perry. Mamma mia che palle, oh, ma davanti al portiere, a un centimetro dalla linea. E aggiusta sta testa, no. Mamma santa, prezioso, ancora un brutto errore del Cittadella che potremmo approfittarne perché sembra essere in un momento calante a livello mentale. Scanagatta, ancora lui, Cerbara, che deve trovare ancora la condizione fisica migliore. Attenzione, il filtrante Benedetti, niente da fare. Ci riproviamo? No, ci riprova addirittura il Cittadella con Tavernelli. Adesso prova Branca, Benedetti, Aie. Bravo qua Jungdahl, molto reattivo, rialzarsi subito dopo il primo tiro. E io bevo, vita, ancora calcio d'angolo. Contropiede nostro, contropiede nostro, attenzione, forse Pecorino. Tutto solo però, tutto solo, avanza, vai Emanuelino, in mezzo c'è Piazza. Ma davanti al portiere, un centimetro, ma fa cazzo, non la fai a sbagliare. Mamma che disperazione, ma che...
Ma che gli succede? Le macumbe gli fanno a sta squadra. D'Urso, pure D'Urso, guarda, c'è mancava Barbara che ci faceva il gol, va. Pecorino, però attenzione. Gol sbagliato, gol subito. No, ma manco per niente, perfetto. Mazza è molto stanco purtroppo. Lo so. Dove andiamo di più? 8 tiri a 6 per il Cittadella, 4 tiri e 2 per noi. Lancia la bottiglia, non ci soddisfa per niente, quello abbiamo visto, per favore. Datevi una svegliata, signori. Mazza, glielo dico subito, anzi, guarda. Domandiamo di più. Vediamo se finalmente potrebbe cambiare qualcosa. Cerbara, Scanagatta, ancora per Cerbara sul filo del fallo laterale. Cerbara avanza, centralmente Bordin, prezioso per Cerbara che la rimette in mezzo. Ma non ci credo, ma un rigore. Ma manco un rigore più facile di un rigore questo. Pure io lo facevo questo, bendato e scalzo. L'avrei fatto questo gol. Loro pagati profumatamente sbagliano, incredibile, signori. Perri, Piazza, in mezzo, niente, siamo maledetti. Vabbè, che ti pare? Se sta palla non entra, che ci posso soffiarci, posso spingerle in rete? No, non lo posso fare. Guarda, ma questi arrivano. Tiro, gol. No, Perri invece ancora. Salvo sulla linea. Vita, ci riprova. Perri, bravissimo. Meno male che c'è Perri, guarda. Oh, Dio santo, mazza. Non abbiamo centrocampisti, ragazzi. Purtroppo lo sapevamo. Non possiamo far nulla. Possiamo però. Dunque, Armini sta giocando da dio. Perri, Gozzi non sta giocando benissimo. Possiamo mettere Martignago per Cerbare, che al momento, anzi per Piazza, visto che sta giocando male. Sì, sì, no, è Piazza, Cerbare, Martignago qua, lo lasciamo qua. Anzi, Costa Alterra al posto di Martignago. Per adesso confermiamo. Purtroppo il centrocampo, raga, è fisicamente a pezzi. Vita, Ghiringhelli, avanza, quello che fa è cascato, che ha fatto? Perri, beh, perfetto, ottimo. Alla grande, grande Gozzi. Oh, ma mamma santo. E a questo punto da metto per Mazza, che almeno è il più stanco dei due. È prezioso, ritorna qua. Come l'altra volta, le due ali vanno qua, li mettiamo di supporto. Niente, una partita in 11 contro 11 noi non la possiamo fare. Che vedo fa? Non si può fare più una partita 11 contro 11. Poi mi si bugga ogni tanto, gli decide pia e automaticamente si bugga. E andiamo a fare l'ultimo cambio. Io direi che possiamo andare a mettere Schiavi per Scanagatta, che anche lui sta giocando una ciofeca vivente, ambulante. A questo punto, viste le dinamiche di sta partita, direi che anche lo 0-0 ci potrebbe andare delusso. Appunto, perfetto. Mi prego. No, ti prego. Oddio, grazie, grazie. Due minuti, ti prego. Basta, basta. Grazie a Dio, basta, basta, basta. Punta il dito. Non mi è affatto piaciuta la vostra partita. Ragazzi, da che vincevamo contro tutti e tutti, mo non si può vincere più una partita. Vedete, sembra tutto senza senso, ma noi lo prendiamo così. È pur sempre un videogioco, non ce lo scordiamo mai. È un videogioco, quindi c'è la randomicità, per l'appunto, dovuta al fatto che non è una cosa reale. Non te lo scordare mai, hai capito? Non lo scordare, perfetto. Ecco, cerchiamo di autoconvincerci che tutto sta andando per il meglio e ci avviamo verso la partita contro il Frosinone, che al momento è ottavo. Noi siamo terzi, quindi abbiamo perso anche la seconda posizione. Ma sarà una lotta che andrà avanti, credo, per tutto il campionato, se sempre riusciamo a reggere il ritmo. E il Frosinone è ottavo, come detto, quindi si trovano nella parte medio-alta della classifica. Siamo in casa, perlomeno, quindi speriamo di recuperare sia qualche squalificato che qualche infortunato. E ragazzi, vediamo che succede andando a vedere le formazioni per la partita contro i Sociari. E allora, come sentite, abbiamo messo una musica anche più pomposa, una musica che ci possa dare la carica, perché in questa partita ne abbiamo assolutamente bisogno. Allora, Peratovic è pronto per tornare in campo, così come Pugliese, che può prendere il posto di Prezioso, che al momento è leggermente infortunato, quindi lo mettiamo. Gozzi
è squalificato. Daniel Maldini torna dalla squalifica, lo mettiamo al posto di Piazza. Sì, perfetto, Piazza torna in panchina, Prezioso torna in panchina ma non sarà utilizzabile. Il resto, ragazzi, è assolutamente tutto a posto. Sì, questo va bene, Mazza, Pugliese, Bordini, Perri, Ferratore, Germini, Scanagatta. Va tutto benissimo, conferma la formazione. Va bene, Ferratore non è in forma partita, lo sappiamo bene. Stacchiamo FM Radio. Siamo contro Massimo Oddo, campione del mondo in Germania 2006. Agite le braccia, mi aspetto che vinciate. Credo che sia un concetto abbastanza semplice, proprio da capire. L'abbiamo detto nel modo più facile possibile, per essere in modo che tutti possano comprenderlo. Scendono loro intanto con un 4-1-4-1 con Ciano unica punta. Incitiamoli subito, che ne pensate? Possiamo in mazza con sto filo, che palle. Dai, io c'è che sono nervoso, Oh, Mitrovski subito in avanti. Tabanelli ci ha provato, però non è successo. Cerbara è già distrutto, probabilmente qualche piccolo infortunio. Vediamo se riprende. No, non riprende. Dobbiamo andare a cambiare Cerbara, perfetto. E allora torni dove qua? Piazzino mio. Ecco, perfetto. Ok. Ancora però il Frosinone con Beghetto. Gori. Centralmente c'è Ciano. Tabanelli, Ciano per Gori. L'allarga per Dickman. Tabanelli, Dickman. Che potrebbe essere anche un complimento, ma non lo è in questo caso ancora. Tabanelli, Dickman in mezzo. Quasi un tiro cross, ma Jungdahl è scaltro come una faina ed è stato attento a seguire la dinamica dell'azione. Non si fa sorprendere quando il Ravenna ha ancora effettuato un solo tiro in porta nella prima frazione di gioco. Benissimo, io direi che tutto va come dovrebbe andare. Comunichiamo alla squadra che vogliamo vedere di più, se è possibile. Credo che ne abbiamo anche il diritto di vedere un qualcosina in più, visto che stiamo facendo cagare. Parole pesanti, lo capisco. Attenzione, Scanagatta. Ancora Scanagatta, Pugliese in mezzo. Niente, non si inquadra più la porta, ragazzi. Da che se fanno 8 gol, poi se ne fanno 0, poi non lo so, non si segna più, non ha senso tutto questo, non ha senso, vabbè. Allora, Scanagatta, ragazzi, lo togliamo e mettiamo a Schiavi, perché ancora una volta sta giocando abbastanza male. Io non vorrei buttarmi in avanti, sinceramente. Andiamo a fare l'ultimo cambio, intanto mettiamo Costalter per Maldini. Perché almeno se pigliamo sto pareggio, eccola. Ferradovic. Vediamo. Ah, fa salire tutti, bravo. Che fa, batti? Batti, ragioniere? Bordin? Pecorino, ti prego, solo dove puoi salvare, meno male. Ok, no? Istruzioni, lo so, è molto da provinciale, ma per come sta andando va benissimo. Dai, pigliamo questa vittoria, vi prego, ragazzi. È anche una vittoria che ci potrebbe sbloccare a livello mentale, perché vedete come siamo flosci, siamo molli. Dai. Agite le braccia, mani congiunte. Boh, ben fatto, ragazzi. Dai, porca miseria. Dai, che quando vogliamo si vince. Dai, che il Genoa ha pure perso. Dai, forza. E dov'è la grinta che si è visto a inizio campionato, che ci ha contraddistinto fino a questo momento? Signori, svegliatevi. Oh, e adesso, per l'appunto, per rendere le cose sempre più facili, andiamo contro la terza forza del campionato. Al momento quarta, vabbè, comunque stiamo là. Ovvero lo Spezia Calcio. Quindi un'altra partita molto difficile. Siamo nuovamente in trasferta, quindi non avremo i favori del nostro pubblico. Però almeno veniamo da una vittoria che ha risollevato un po' il morale, che ultimamente, diciamocela tutta, era anche un po' sotto i tacchi, no? Il Genoa col cazzo che aveva
perso in realtà, doveva ancora giocare, perfetto, ma va bene, facciamo finta che aveva perso, sì, diciamo così. Allora, signori, a questo punto ci vediamo direttamente per la partita contro lo Spezia. E per la serie che noi non possiamo mai andare a competere una partita con la nostra formazione titolare, e Bordin si va a infortunare, quindi andremo a mettere, mo chi metti, giustamente, chi metti, perché Paghera è altrettanto infortunato, possiamo mettere, niente, mettiamo Shiba che andrà a fare il regista arretrato, non c'è altro, ragazzi, manca gente a centrocampo, purtroppo, lo sapevamo che sarebbe stato un problema nel lungo periodo il fatto di avere una rosa così corta, e questi problemi stanno effettivamente venendo a galla, diciamo così. Oppure Fedatovic non potrebbe fare anche... No, assolutamente non può fare una mazza, perfetto, come l'ho detto. E quindi mettiamo Gozzi proprio per Fedatovic, che va in panchina. Paghera va altrettanto in panchina. Il mercato, ragazzi, sta anche arrivando, quindi nel prossimo episodio vedremo se riusciremo a fare qualche movimento. Non credo, perché come detto l'avete visto, anzi ve lo faccio rivedere, l'avete visto qualche episodio fa in realtà. Ve lo faccio rivedere, sì, aspetta, ve lo faccio rivedere, mentre, perché poi mi scordo. Siamo in rosso totale, zero di trasferimenti, quindi non possiamo fare assolutamente nulla, purtroppo. Vediamo se la dirigenza si metterà una mano sulla coscienza e ci darà qualche spicciolo per poter almeno prendere uno o due centrocampisti per essere un po' più coperti. Comunque, intanto, siamo pronti, stacchiamo la musica. Vincenzo Italiano, ancora lui, sempre allenatore dello Spezia. E vediamo come si vanno a schierare in campo. Agita le braccia, anzi no, punta il dito. Regaliamo i tifosi, no, perché i tifosi non ce ne stanno. Andate in campo e stupite tutti. Se mi pare una cosa più neutra. Allora scendo con un 4-3-2-1, 4-1-2-2-1, insomma, come vi pare. Calcio d'inizio e saltiamo. Un pareggio per me va bene, ragazzi, vi dico la verità. Un pareggio per me va più che bene, sinceramente. Visto come stiamo andando, visto che comunque siamo contro una squadra molto molto insidiosa, perché no? Perché voler troppo, chi troppo vuole nulla stringe, si dice. No, Maldini, attenzione, c'è Shiba, Pugliese, Shiba, Scanagatta, eccola, nostra, vai Gozzi, è tua Paolino. Mamma mia, pecorino mio, ti prego, porta vuota, non sbaglia! Grande Paolo Gozzi dalla difesa, che lancio gli ha fatto. Ma chi è? Bonucci? Chi è? È Cannavaro? Mamma mia, sto filo, ma porca paletta! Mamma, guarda, santo Dio! Che lancio incredibile! Bravissimo! E intanto il primo, per non saper né leggere né scrivere, ce lo portiamo a casa. Cerbare un'altra volta, questo se... troppo sta, vabbè, il primo tempo glielo facciamo fa pure Pecorino, ma veramente? No, vabbè, si sta riprendendo, cioè, no, Pecorino, ragazzi, non può, è l'unico attaccante che abbiamo, non può, è proprio per contratto, lui non si può infortunare. Il primo tempo passa, mani sui fianchi, andiamo avanti così, mi piace come stanno andando le cose, ecco. Rashid in mezzo, Bernardeschi, chi è? Brescianini, ammazza, Bernardeschi, veramente così si è ridotto? No, Brescianini, no, Bernardeschi invece ha ancora una luminosa carriera davanti. Allora, va bene, andiamo a fare dei cambi, perché ho capito già che questi ne stanno a morire. Martignago per Cerbara, sì. Un altro ammonito? No, non lo vogliamo fare? Un'altra ammonizione? Arbitro, eh? Un'altra ammonizione, non gliela vogliamo dare a qualcun altro? Siccome qua la difesa mi pare sempre un po' più rischiosa, arriviamo Peri, mettiamo l'omolino, che andiamo a togliere un ammonito almeno dal campo. 70esimo, mancano 20 minuti. Chiediamo concentrazione. 10 minuti, iniziamo a dire alla squadra che possiamo, anche volendo, iniziare a perdere un po' di tempo. Sapete, un po' i trucchetti classici che usano tutti, dai. Eccola, Ricci in mezzo. Mamma, che salvataggio di Scanagatta, bravissimo. Si è anche in forte pure lui. Oh, ma che è il lazzaretto qua. Un attimo, andiamo a togliere Scanagatta, mettiamo più schiavi. Dobbiamo essere tutti al 100%, almeno lì dietro, ragazzi. Mancano 3 minuti, prego, facciamo sta vittoria, ti supplico, sì, grande, questa è una gran bella vittoria.
difficile, non abbiamo visto un gran bel gioco, due vittorie per 1-0, ok, ma come diceva il buon Allegri, a noi basta l'1-0, o ne vinci 1-0, o vinci 15-0, quanti punti so? 3, sempre uguale, quindi quello per noi è la cosa che ci interessa. Infortunato Pecorino, 5-6 giorni, perfetto, che culo! L'Avenna ha aggiunto, vabbè, la zona promozione, adesso la vediamo, Scanagatta 3-4 giorni, e Jungdahl, incredibilmente, neanche lui ci crede, è il migliore in campo, e allora siamo costretti, purtroppo, a mio malincuore, di andarlo addirittura ad elogiare. Perri accetta la multa perché è stato squalificato, perfetto. Quante partite abbiamo fatto? Perché sapete che quando il tempo passa in fretta non mi rendo conto, perché quando ci si diverte non mi ricordo se ne abbiamo fatte due o tre, ne abbiamo fatte tre, Cittadella, Frosinone e Spezia. Perfetto, allora, detto questo... Ah, la musica, scusate, mi sono scordato. Allora, detto questo, dicevo, il Genoa ha già giocato ed ha pareggiato, perché era avanti, se non sbaglio, e l'abbiamo risuperato. Quindi è una grande sfida questa tra il Grifone e il Ravenna. Per adesso siamo secondi, a più 1 dal Genoa e a più 5 proprio dallo Spezia. Quindi vedete quanto era importante vincere questa partita. E accorciamo un po' anche dal Crotone, dove siamo a meno 5 proprio dai calabresi. Il prossimo episodio invece andremo ad affrontare... Dunque, Reggiana, Bari e Pordenone. Ora, Reggiana, Bari e Pordenone. Reggiana, si può fare. Bari, si può fare. Oh, un episodio come Cristo comanda, senza tutte quelle sopra. Qualcuno sotto, alleluia. Però, lo sappiamo bene. Chi segue la serie sa che queste sono in realtà le partite più infide e bastarde. Allora, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra. Questo episodio è finito. Come sempre, un bel commento, un'iscrizione. Se volete supportare la serie anche con un bel like, supportare il canale per crescere, perché più siamo più ci si diverte, signori, lo sappiamo tutti. Io come sempre vi abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo domani con un nuovo fantastico gameplay, ciao!